Benvenuto, benvenuta nella sezione dedicata alle presentazioni tra utenti. In questa pagina puoi presentarti agli altri. Solitamente in tutti i forum e le community dedicate ai musicisti esiste una sezione dedicata anche alle presentazioni, però anche in questo caso Scuola Suono ha deciso di essere originale. In questo sito infatti è gradita, anche se non obbligatoria, però gradita, la tua video presentazione. Che cos'è una video presentazione? È un semplicissimo video di qualche minuto caricato sul tuo account YouTube in cui presenti agli altri la tua persona. Ti presenti per come sei, ti fai vedere in faccia. Basta, dai, basta con questa timidezza, con questi nomi assurdi che ci inventiamo per partecipare ai forum nell'anonimato. Partecipiamo da persone vere. In fin dei conti qui non si fa niente di male o di strano, siamo tutti dei musicisti, ci piace la musica, ci piace suonare, siamo contenti di condividere informazioni con gli altri, presentiamoci per come siamo, presentiamoci con la nostra faccia vera, non con un nome inventato. No Francesco, io non posso assolutamente farlo, mi vergogno troppo. C'è un mio amico che fa così quando si vergogna. Ed allora io cosa dovrei dire, scusami? Ho messo su un sito basato su video perché sono un narcisista? Non è questo il mio caso. Ti basti pensare solo che per realizzare questi spezzoni di video ho dovuto prima farmi della violenza e fare quattro chiacchiere con me stesso ed autoconvincermi quelle buone e quelle cattive. In realtà io sono un timido, anche se sul web mi presento come un personaggio che fa i video, che fa le cose. Sono una persona timida di mio, quindi già il fatto di essere a video mi mette un po' di soggezione per adesso. Il discorso è che però ritengo sia bello finalmente avere la possibilità di partecipare con la propria identità, con la propria persona, anche alle attività cibernetiche, dello spazio web. È il passo logico successivo, se ci pensi bene. Oggi la rete si è evoluta in una direzione che 10 anni fa forse non si sarebbe quasi potuto immaginare. Ormai tutti siamo su Facebook e tutti ci siamo col nostro vero nome e cognome. Perfino il sottoscritto e soprattutto anche quasi tutti abbiamo aperto un account YouTube per condividere con gli amici spezzoni video della nostra vita, magari ripresi col cellulare. Bene, è giunta l'ora, per quanto mi riguarda, di mettere insieme tutti i pezzi e di utilizzare questi mezzi per conoscerci davvero tra noi musicisti. Pensa che roba, se sei ad esempio un chitarrista, mettiamo, e scopri che ci sono dei musicisti della tua città, proprio quelli che farebbero al caso tuo per mettere in piedi la band dei tuoi sogni, che non solo puoi contattare via web con un'email, con un messaggio personale, ma addirittura puoi vederli, sentirli suonare, vedere la loro strumentazione, ascoltarli mentre suonano. Pensa che roba, non sarebbe più facile mettere in piedi delle band. Oppure potresti essere tu a volerti far sentire dagli altri, a volerti presentare per fare in modo che gli altri musicisti ti conoscano. Forza dunque, è ora di preparare il tuo video personale di presentazione, come è sottoscritto in questo momento vergognandosi sta facendo. E puoi utilizzare questo spazio anche per presentare la tua band, oppure per presentare la tua attività. Ad esempio, se hai uno studio di registrazione o una qualsiasi altra attività di sostegno al musicista, puoi tranquillamente parlarne, fare un video e presentarla qua sotto, anche se la tua attività è a scopo di lucro. Cioè, perché no? Io non ho niente in contrario se qualcuno vuole farsi pubblicità, se è anche un negozio di strumenti musicali, insomma. Se vuoi farti pubblicità con un video qua lo puoi tranquillamente fare. L'importante è che però si rimanga sempre all'interno di un comportamento e di una netiquette corretti. Come procedere praticamente? Dunque, qua sotto puoi inserire un intervento che deve essere composto da una brevissima introduzione scritta, qualche riga, non facciamo papiri, facciamo le cose a video. Qualche riga, mi presento, ciao, sono Tizio Caio, ecco qua il mio video, un saluto a tutti, così. E subito dopo un solo video di YouTube, quindi
presentazione scritta, video di YouTube. Anzitutto perciò dovrai registrare e realizzare un video. Puoi perciò usare una webcam, una videocamera, un telefonino, una fotocamera. A te la scelta, indifferente. Non è la qualità video che ci interessa. Trovata l'attrezzatura, ti consiglio di imbracciare il tuo strumento. Io infatti ero più che altro batterista, perché è da tanto tempo che non suono, ogni tanto sul pad così faccio qualche cosa. E mi sono perso. E di prendere spunto dalla scaletta qui sotto. Allora, io ti propongo di iniziare in questa maniera qua. Una breve introduzione musicale, strumentale, se te la senti, ti metti là a suonare così la gente ti sente, sa che tipo di musicista sei. Breve. Poi un saluto a tutti gli amici di scuolasuono.it. Questo ci tengo perché è bello, secondo me, che chi passa sul tuo video capisca che è stato realizzato anche per lui o per lei. Quindi ciao a tutti gli amici di scuolasuono.it, ci terrei veramente. Poi presentazione generale, nome, cognome, anche la tua città in cui abiti, se lo desideri, anche il tuo anno di nascita. Non ha tanto senso dire ho 20 anni o 25 anni, perché gli anni vanno avanti, l'anno di nascita invece quello è quello rimane, quindi ti consiglio di dire il tuo anno di nascita. Poi che musica ti piace ascoltare, cosa ti piace suonare o cosa ti piacerebbe suonare se non sei un musicista già molto esperto, e alla fine un saluto finale. Questi sono la scaletta che consiglio. Ovviamente sono solo degli spunti. Se ti va di aggiungere informazioni, notizie, foto, show, prestando attenzione a che il video non diventi troppo noioso e troppo pesante, puoi tranquillamente farlo. Ricordati però che attualmente, mentre sto registrando questo video, YouTube supporta un video di una lunghezza massima di 15 minuti. Non appena hai realizzato il tuo video di presentazione, devi caricarlo nel tuo account YouTube. Se non hai ancora un account YouTube, sappi che per aprirlo avrai bisogno di creare prima un account Google. Ti danno email, ti danno tante cose, insomma. È semplice, veloce, facilita anche la vita nel web, perché anche io stesso personalmente utilizzo Gmail per l'amministrazione di tutta la posta in entrata e uscita. È un sistema molto interessante, particolare. Perciò ti consiglio di aprirti questo account Google, che è assolutamente gratuito, e a quel punto di aprirti con quei dati, perché fai riferimento all'email di Google, di aprirti l'account YouTube. Una volta terminato l'upload del tuo video, quindi hai fatto il video, ce l'hai sul tuo hard disk, lo carichi su YouTube, quando il tuo video sarà visibile nel web, non ti serve far altro che aprirlo in YouTube, navigandolo come faresti con qualsiasi altro sito, cioè col tuo browser, vai sull'indirizzo, copi l'indirizzo nella barra web in alto e lo incolli qua sotto, subito dopo la breve descrizione scritta che hai fatto. Tutto qui. Come vedi, la videopresentazione ci terrei che ci fosse, ma non è molto complicata da realizzare, è bello anche vedersi in faccia. Ti auguro buon divertimento, buona video presentazione, buona partecipazione a Scuola Suono e buona musica. Ciao!